Si ritrae dall'ala Santo Mollo con Oklahoma G, Power Sim per il comando al suo interno Nerone D'Asolo e Martin Prab. Power Sim avanti a Martin Prab, Nerone D'Asolo scoperto al largo, allunga in progressione. Power Sim in seconda posizione, Nerone D'Asolo in terza, Martin Prab, poi in quarta. Poseidone Caff con in fuori Oklahoma G. Uscita dalla piegata, Nerone D'Asolo passa davanti a Power Sim, terza all'esterno Oklahoma G. Passaggio davanti alle tribune, all'avanguardia Nerone D'Asolo. Nerone D'Asolo in vantaggio. Dopo il quarto iniziale in 31 detti, guida Nerone D'Asolo avanti a Power Sim. Poi Oklahoma G, Martin Prab, quindi Petronilla, seconda e penultima piegata, con Nerone D'Asolo sempre all'avanguardia. In seconda posizione si mantiene Power Sim con alato Oklahoma G, quindi fuori Petronilla, mentre dal gruppo prova a migliorare anche Marcello. C'è lo scatto di Petronilla dopo il secondo quarto. In 34, Petronilla passa in breve in seconda posizione, si profila a lato di Nerone D'Asolo, la favorita Petronilla 2,71, il controfavorito di Nerone D'Asolo 2,80, sono in lotta avanti a Oklahoma G. Lungo l'arco della curva, Nerone D'Asolo prova a difendersi da Petronilla, 27,7 per completare la terza frazione, completamento della curva, ingresso in addirittura. Petronilla insiste nell'attacco a Nerone D'Asolo, prova a difendersi con guasti da Tommaso Di Lorenzo, che però insiste con maggior decisione, sembra poter passare nel finale. Petronilla, Nerone D'Asolo, terza allo sprint, Nautica Wise. Dopo la terza frazione in 27,7 il miglio si rifinisce in 1,58,5 e la media al chilometro di 1,14. Nuovo giallino a segno questa sera, sembra l'insegna dei primi favoriti al traguardo, paga 2,71, 2, 4, 9, la sequenza numerica al traguardo del premio Moreau.